tua analisi è corretta, nel senso che ci ha condannato l'approccio alla gara perché prendere due gol all'inizio della partita in quella maniera, con degli errori individuali che di solito non commettiamo, è veramente pesante, veramente pesante. Abbiamo provato a rientrare in partita e sinceramente per 10 minuti del primo tempo siamo stati molto migliori di loro in campo, abbiamo segnato, abbiamo creato delle occasioni che sinceramente una squadra che vuole ottenere risultati non può fallire. La cosa della quale mi rammarico maggiormente sono proprio le occasioni fallite nel primo tempo perché potevamo rientrare in partita. Così facendo abbiamo permesso a loro di fare la partita più congeniale, quello è il loro modo di giocare preferito, con una buona pressione delle ripartenze e poi per il resto poco da dire. Il secondo tempo sono stati migliori di noi, noi abbiamo buttato in campo solo confusione e poco altro. Però sinceramente questa sconfitta è dei ragazzi quanto mia se non più mia, quindi l'accettiamo, è andata così, guardiamo avanti. Sinceramente non è semplice da spiegare perché in trasferta sicuramente ad Orte la partita si è messa in una maniera nella quale noi siamo riusciti a gestire bene il risultato e le occasioni, qui è stata tutt'altra partita, però poi in casa, dove abbiamo anche un campo piccolo, quindi squadre che si chiudono ci dovrebbero mettere ancora più in difficoltà. Veniamo da due risultati importanti e meritatissimi, quindi non la ridurrei a un discorso meramente tattico, probabilmente è una questione mentale che va risolta, oppure ci sono dei limiti da parte di tutti noi che se sono dei limiti mentali difficilmente sono rimediabili in questa fase di campionato.